fallimento di Carlo V e la divisione dell'impero. Allora, vi risparmio tutte le successive o quasi battaglie, guerre, guerricciole, successive ovviamente alla Lega di Cognac, al Sacco di Roma del 1527, la sostanza, ve l'avevo già anticipato nella scorsa lezione, è che Carlo V si trova a partire dagli anni 30, dopo aver celebrato, no, un suo apparente trionfo, a partire dal 1535 si trova di fronte a un'alleanza tra il Regno di Francia, i principi luterani tedeschi e addirittura Solimano il Magnifico, ovvero l'impero turco-ottomano. E ovviamente deve combattere contemporaneamente su questi tre fronti e alla fine il più pericoloso, come giustamente aveva fin dall'inizio temuto, era quello interno della rivolta secessionistica, possiamo plausibilmente chiamarla, dei principi tedeschi luterani, i quali formano un'alleanza, la Lega di Smalcalda, e quindi mettono in campo un loro esercito contro l'esercito imperiale e riescono addirittura a conseguire una parziale vittoria, una relativa vittoria, nel senso che pur senza in realtà sgominare l'esercito imperiale, però riescono appunto ad avere la meglio. E alla fine, cioè ormai parliamo degli anni 50, la conclusione adesso lo vedremo sia nel 1555 parzialmente, Carlo V capisce che il suo progetto non si realizza e se ne attribuisce la responsabilità, ovvero pensa che non sia sbagliato il progetto, ma sia insufficiente lui stesso, sia stato insufficiente, incapace lui stesso di realizzarlo, e quindi ciò significava che doveva abdicare a favore del figlio e poi vedremo al tempo stesso a favore del fratello. E quindi si assume la responsabilità del fallimento e non solo, adesso vedremo, non solo abdica, cioè rinuncia al suo potere imperiale, caso più unico che raro, ma addirittura poi va, per penitenza si rinchiude in un monastero. Si rinchiude appunto in un monastero a far penitenza e passa gli ultimi anni della sua vita nel monastero fino alla morte. Ma cosa appunto, cosa decide prima di rinchiudersi nel monastero? Decide di arrivare a un compromesso con il nemico principale, quello che veramente colpiva al cuore il suo progetto di Repubblica Cristiana, non i turchi ottomani, non Francesco I, che poi nel frattempo in realtà era morto ed era stato sostituito dal figlio Enrico II, quindi l'ultima fase in realtà della guerra è condotta da Enrico II, figlio di Francesco I, quindi il problema non erano loro, il problema erano i principi luterani. E quindi per salvare l'unità del suo impero accetta
di venire a patti, accetta di negoziare, arriva alla pace di Augusta, firma, no, anzi, non la firma lui perché la fa firmare al fratello Ferdinando, però è lui che comunque la, diciamo così, la promuove, la cerca. La pace di Augusta tra appunto l'imperatore e la Lega di Smalcalda, cioè i principi luterani. Che cosa prevedeva questa pace? Si basava sul principio, in latino, tanto voi sapete benissimo, cuius regio, eius religio. Sarebbe di chi è il potere? Di chi è il potere, cuius regio, eius religio, di lui è la religione. Questo, traduzione alla lettera, in italiano un pochino più decente, la religione del ducato è scelta dal suo duca, dal suo principe. Ogni ducato ha la religione voluta dal suo principe. Quindi, attenzione, per la prima volta dal 380, cioè dall'editto di Tessalonica emanato dall'imperatore Teodosio, che imponeva il cristianesimo come religione di Stato dell'impero, unica religione naturalmente, unica religione di Stato, per la prima volta ufficialmente si ammette una doppia religione di Stato, una duplice religione di Stato, pur sempre cristiana, ma appunto, versione cattolica, versione invece luterana. Ma non è in realtà, non possiamo ancora parlare, anzi, quasi per niente parlare di libertà religiosa. Perché? Perché, come avete sicuramente capito, la scelta era soltanto del principe. I sudditi di ogni ducato dovevano accettare per forza, dovevano subire la scelta del loro duca, del loro principe. Quindi la libertà di scelta religiosa era monopolio soltanto dei principi, i sudditi si dovevano adeguare, tuttavia, no, questo concedeva, questo, appunto, la pace di Augusta concedeva ai principi luterani di poter, no, professare la religione luterana, ma ovviamente in questa maniera da un lato diciamo, si ricuciva la divisione all'interno della Germania, dall'altro lato però chiaramente era una concessione di autonomia, era, cioè, all'autonomia religiosa poi corrispondeva, come potete ben immaginare, un incremento dell'autonomia politica, quindi un indebolimento relativo del potere imperiale. Questo 1555, pace di Augusta 1555. L'anno dopo, una volta riuscito comunque a salvare il salvabile, cioè l'unità dell'impero germanico, Carlo V abdica nel 1556, abdica, si toglie di mezzo. Ma al tempo stesso divide l'impero, perché comunque c'è, no, la scelta di abdicare è legata anche comunque a una valutazione relativa alla causa del fallimento. È impossibile, comunque è difficile tenere insieme un impero così vasto e così diversificato. Meglio
meglio usare la strategia amministrativa di Diocleziano, vi ricordate? Meglio dividere, no? Decentrare in due parti l'impero, con due, diciamo, centri di comando relativamente autonomi. E quindi cede il suo titolo, Carlo V cede il suo titolo di re di Spagna al figlio, che diventa re di Spagna come Filippo II, perché Filippo I, vi ricordate, era stato il padre, era il padre di Carlo V, quindi Filippo II, re di Spagna, con tutti naturalmente i possedimenti spagnoli più i possedimenti borgognoni, quindi i Paesi Bassi, attuale Olanda, Belgio, Lussemburgo, l'Artois, la Franca Contea, tutte le colonie italiane, le colonie americane, le Filippine, eccetera. Invece cede il titolo imperiale al fratello Ferdinando, che diventa imperatore come Ferdinando I, ma quindi divisione dell'impero, però teniamo presente che sono tutti Asburgo, no, Filippo II è Asburgo, Ferdinando, appunto, poi sono lo zio, il nipote, e dunque mantengono un coordinamento, ovvero nonostante la divisione, come vedremo nei decenni successivi, le due parti dell'impero si muovono in modo coordinato, in modo concertato, tra loro concertato, sotto la guida, il primato relativo, naturalmente, del figlio di Carlo V, cioè di Filippo II. Dunque, abdicando, Carlo V non rinuncia al suo progetto, lo lascia in eredità al figlio Filippo II. Perché, come vi avevo detto, il suo giudizio non è il progetto sbagliato, sono io che sono insufficiente, sono stato incapace di realizzarlo e quindi adesso lo cedo a mio figlio, che sicuramente avrà più capacità per realizzarlo. In effetti, fin dall'inizio, Filippo II continua e conclude, diciamo, il primo periodo delle guerre per l'egemonia, delle guerre religiose per l'egemonia sull'Europa, affrontando l'altro nemico principale, e cioè Enrico II, no, re di Francia. E riuscendo a sconfiggerlo. Grande battaglia finale tra appunto l'esercito spagnolo, a questo punto, si può, e l'esercito francese. Prego. Enrico. Enrico II, figlio di Francesco I. Grande battaglia finale. E vittoria spagnola, e si arriva alla pace nel 1559, alla pace di Cateau, me lo scrivo, Cateau Cambresis, si scrive ma si legge Cateau Cambresis. Pace di 1559, che sancisce il dominio spagnolo sulla penisola italiana, cioè sul ducato, direttamente sul ducato di Milano e sul regno del Sud Italia, e poi indirettamente sull'intera penisola. Vi sono alcuni, diciamo, anni
di tregua, nel corso però dei quali Filippo II affronta nuovi nemici interni al suo regno, il regno di Spagna, anche se in realtà è formalmente un regno, ma di fatto, come sappiamo, è un impero, di fatto è un impero spagnolo, dati i suoi domini mondiali. Ma appunto anche lui in realtà si genera, si produce un nemico in casa, e cioè i Mori, ovvero gli spagnoli di origine araba, che in gran numero erano restati nella penisola iberica, e che Filippo II inizia a reprimere, imponendo loro la conversione forzata al cristianesimo. A livello di appunto politica interna, Filippo II sceglie una linea di imposizione della religione cattolica. Si proclama e viene riconosciuto dai papi come la spada della Controriforma, e quindi si impegna a eliminare tutte le dissidenze religiose all'interno dei territori del suo regno, che in realtà è un impero. E quindi, vi ho detto, in Spagna, innanzitutto in Spagna, perché comunque la Spagna, Madrid, era il cuore del suo regno, ma anche nei Paesi Bassi, ma anche in Italia, nelle Filippine e in America questo problema non c'era, almeno non era così importante e significativo, ma appunto comincia dal cuore del suo impero. In realtà più o meno contemporaneamente anche nei Paesi Bassi, dove si era diffuso, in particolare nei Paesi Bassi settentrionali, il calvinismo. Vi ricordate che vi avevo detto che una delle aree di diffusione del calvinismo fu appunto quella dei Paesi Bassi, in particolare settentrionali, cioè l'attuale Olanda, o meglio, gli attuali Paesi Bassi, perché il vero nome dello Stato olandese è Paesi Bassi. Ovviamente questa politica impositiva, repressiva, provoca la rivolta, provoca una rivolta sia all'interno della Spagna stessa, sia nei Paesi Bassi, e quindi Filippo II si trova a dover combattere contro i Mori rivoltosi, contro gli olandesi in rivolta. Ci riesce, ma almeno ci riesce in Spagna, e come vedremo invece non ci riesce nei Paesi Bassi, ma al tempo stesso si trova impegnato contemporaneamente su altri fronti bellici, quello inglese, quello francese e quello del Mediterraneo. Cominciamo da quest'ultimo. Nel Mediterraneo il nemico è l'impero turco-ottomano, che la cui avanzata
è stata fermata a livello, almeno provvisoriamente, a livello territoriale, perché l'assedio di Vienna del 1529 viene rotto e quindi i turchi vengono respinti in Ungheria, ma l'avanzata turco-ottomana prosegue a livello del Mar Mediterraneo. E nel 1571 si arriva ad uno scontro decisivo, la battaglia di Lepanto, intorno, vicino alle coste della Grecia, e la Spagna, alleata con lo Stato della Chiesa, in questo caso appunto c'è invece una stretta alleanza tra Filippo II e il Papato, e con la Repubblica di Venezia, importantissima per la sua forza militare e navale, riescono a avere la meglio, a riportare una notevole vittoria sulla flotta turco-ottomana, una vittoria che non ricaccerà indietro i turchi ottomani, ma sicuramente li stabilizza, ne ferma o ne indebolisce l'espansionismo nel Mediterraneo occidentale. È una vittoria a cui naturalmente Filippo II, i francesi, il Papa e tutti, diciamo, i sostenitori della Controriforma attribuiscono un significato simbolico che potete ben immaginare, ovvero no, Dio è con noi. Questa vittoria è stata voluta da Dio, questa vittoria attesta che i cattolici sono i veri difensori della fede, che Dio è con i cattolici e che quindi i nemici della Chiesa, i nemici del cristianesimo, gli anticristi sono i luterani, sono i calvinisti, sono, adesso vedremo, gli anglicani e dunque, in particolare dopo il 1571, parte una grande offensiva cattolica, guidata appunto poi dal punto di vista politico-militare, guidata da Filippo II contro i paesi protestanti, i ribelli protestanti, ovvero, adesso vi spiego meglio, contro il regno d'Inghilterra anglicano, contro i ribelli calvinisti dei Paesi Bassi, ma anche contro gli ugonotti francesi. Chi erano gli ugonotti francesi? Erano i francesi che si erano convertiti al calvinismo, i calvinisti francesi che prendono il nome di ugonotti. Ma appunto andiamo, cerchiamo di andare un po' con ordine. Nei Paesi Bassi, dove la rivolta era già cominciata nel 1562, Filippo II riesce a recuperare le province meridionali, quelle corrispondenti grosso modo all'attuale Belgio, ma non riesce invece a ottenere la sottomissione delle province settentrionali, delle sette province settentrionali, la più importante delle quali era appunto l'Olanda, che si uniscono
e costituiscono, fondano un nuovo Stato, quindi con un atto di secessione, di indipendenza, un nuovo Stato che chiamano Repubblica delle Sette Province Unite. E questo, in realtà, Filippo II non riesce mai a sconfiggere definitivamente l'esercito di questo nuovo Stato, anche perché contemporaneamente, appunto, è occupato anche nella guerra, possiamo anche chiamarla così, contro il regno d'Inghilterra anglicano. Allora, per capire la situazione inglese, anche se vi dico soltanto la premessa, la prima moglie di Filippo II era Maria Tudor, e cioè la prima figlia di Enrico VIII, e la prima moglie di Enrico VIII, quella che poi lui aveva ripudiato, Caterina d'Aragona. Quindi Maria Tudor, comunque, perché Enrico VIII era un Tudor, era di religione cattolica e quindi cerca di, dopo la morte di Enrico VIII e il breve regno del figlio Edoardo VI, diventa regina Maria, e cerca di restaurare il cattolicesimo, no, di annullare l'anglicanesimo, di restaurare il cattolicesimo. Tanto è vero che poi verrà soprannominata dagli inglesi Bloody Mary. È sicuramente una denominazione che conoscete, ma perché poi adesso viene usata per un aperitivo. Bloody Mary. Maria la sanguinaria. Ne riparliamo la prossima volta.